E questo è l'olio esausto? Esatto. Questo che olio è? Questo. Ma cos'è? Olio d'oliva usato per le fritture, sì, che poi noi puliamo, chiarifichiamo e usiamo per fare il sapone. Olio d'oliva o di semi anche? O anche di semi. Senti, uh-huh. L'importante è sapere che tipo di olio è, per poter calcolare la soda da aggiungerci. Cosa sono questi? Esausti. Cosa sono questi? Oli esausti, oli recuperati da amici e famiglie che, diciamo, a cui ho chiesto di... Oli di cottura? Oli di cottura, di frittura. Ah. Tu in queste taniche hai olio esausto. Olio esausto. Questo ad esempio cos'è? Questo è un olio di provenienza di oliva, olio d'oliva. Sì. Viene messo, diciamo, in un recipiente, sì, con foglie di lauro e un goccino di aceto. Questo, diciamo, per eliminare piano piano l'odore di frittura. Mm-hmm. Poi va chiarificato a parte con un procedimento che è mettere a bollire, sobbollire in una pentola, olio, acqua e bicarbonato. Così si tolgono le altre impurità che ci sono. Ah, ok. Perché altrimenti l'odore della frittura ritorna nel sapone. E invece così. Così. Per me mi fai annusare, scusa, quella. Cioè, un gradevole odore di aceto, leggero, leggero. Ah, sì. Un po' di aceto. Ma ti faccio sentire invece l'odore di fritto. Ah. Cos'è questo? Sente? È olio di girasole. Sempre esausto. Sempre, diciamo, olio esausto. Esausto. Sì. Ok, ok. L'olio si sedimenta. Sì. Poi una volta sedimentato ne preleviamo la parte più pulita e la continuiamo a pulire. Un pochetto lo butti sempre via poi alla fine? Alla fine resta un fondo di magazzino che, uh-huh, diciamo, è utile per fare un sapone per le mani, per un'officina, per lavori più sporchi. Non butti via niente, insomma. Non si butta via. Benissimo, bravissimo. Boh. Demo a fare il sapone. Via.